Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. ESG. un tema che fa parte della narrativa attuale in modo consistente. Chi di voi ha Sky? Un po' di gente immagino. beh, anche ieri sera che ero lì per tentare di distrarmi un attimo, c'era un film sul primo canale di Sky Cinema che guarda caso parlava di sostenibilità, di cambiamento climatico, quindi mi è venuto da pensare, beh, siamo veramente circondati no, da, questa, da questa narrativa, sembrava quasi in sintonia con il salone del risparmio. Oggi vorrei intrattenervi con un programma che prevede una serie di come dire, statistiche che in qualche modo... Eh, tenderanno a rappresentare un po' meglio che cos'è questa sostenibilità, mi auguro, eh, un paio di interventi di alcune diciamo, nostre specificità e poi la seconda parte è una tavola rotonda che cercherò di eh, moderare eh, dove saranno presenti i due diciamo, speaker della prima fase più eh, Francesco Bicciato che è il segretario generale del forum. Per la finanza sostenibile eh, qui in Italia. Um, tutti abbiamo, credo, compreso eh, che con buona probabilità eh, questo mondo a cui ci stiamo riferendo rappresenta una rivoluzione. Sì, è vero, c'è il rischio, il pericolo, considerando L'attualità della situazione, di pensare che possa essere forse una macchina, una macchina di marketing messa in atto da parte dell'industria per cercare no, di cavalcare eh, percorsi che sembrano ormai eh, come dire, inderogabili. In realtà, non è così. In realtà, è una condizione eh, reale, un'opportunità, c'è cioè l'impegno dei governi c'è un'agenda ben specifica no? da qui a qualche anno futuro, ci sono una serie di cose, di considerazioni che sono importanti, c'è il pensiero rivolto alle generazioni future, no? c'è questa sensazione forse anche di carattere di urgenza dove qualcosa deve essere fatta e eh, appunto la pianificazione di una serie di impegni che dovranno concretizzarsi. È quasi come se eh, ci si riferisse all'esaurimento di un qualcosa, no? delle risorse, eh, di una situazione eh, che poi eh, metterà eh, in difficoltà eh, coloro che ci saranno dopo. Bene, questo è il contesto, ehm, però a mio avviso ehm, perché questa situazione poi si traduca realmente eh, nella opportunità eh, di come dire, andare veramente verso questa direzione, c'è un passaggio, a mio modo di vedere, necessario, importante, è il passaggio dell'individuo. Io vedo qui la necessità di un cambiamento culturale. Cosa significa questo? Io credo che questo significhi semplicemente eh, il comportamento di ciascuno di noi che vada in una certa direzione, no? che eh, fa sì che, questa, che questo nuovo mondo eh, veramente accada, fa sì forse addirittura che gli impegni che in qualche modo i governi, le istituzioni si stanno dando, eh, possano magari concretizzarsi, magari anche in tempo. Ecco, quindi forse quando si parla di sostenibilità eh, bisogna anche fermarsi a ragionare su questo aspetto comportamentale. Cambiamento culturale, che può essere anche come dire, la semplice cosa di dire: Beh, non getto più la cicca a terra, no, o cose del genere, banalissime, ma che in realtà sono importanti, che fa parte di questo contesto. La seconda cosa che viene da pensare è che quando ci si riferisce ad opportunità del genere, che sono ovviamente delle opportunità di lungo, lunghissimo periodo magari si debba anche forse in qualche modo rinunciare a qualcosa e di qui come dire ehm, la sostenibilità che entra che si integra con quella che può essere il rendimento del portafoglio c'è per certi aspetti ancora il dubbio che per poter partecipare a queste iniziative in qualche modo si debba No, rinunciare ad una parte della performance, l'ho sentito diverse occasioni. Beh, io credo che questo fondamentalmente venga un po' ehm, surrogato dal comportamento del consumatore. Mi spiego meglio, il consumatore ha già fatto dei passi verso questa direzione e guarda caso il consumatore è sì disposto a rinunciare a qualcosa o meglio a spendere un po' di più pur di ottenere il prodotto biologico o comunque no? possiamo forse considerarlo e chiamarlo sostenibile ecco questo qualcuno l'ha traslato nell'ambito degli investimenti ma non è così non è lo stesso ragionamento L'opportunità e l'obiettivo di integrare queste strategie nella costruzione dei propri portafogli danno realmente un'opportunità e vedremo nel corso della mattinata in che termini questo si eh, come dire, realizza, si concretizza. Quindi non c'è da questo punto di vista eh, una necessità di rinunciare a qualcosa. Anzi, si aggiungono delle opportunità che vanno nella maggiore controllo del rischio. Uno degli esempi che mi viene da fare e che forse come dire, è già molto ben noto è la faccenda che è relativa a Volkswagen. Chi tratta queste strategie non aveva esposizione in quella società eh, perché a, a, alla come dire, classica analisi finanziaria che viene fatta si aggiungono una serie di criteri cosiddetti extra finanziari, per cui in quest'ambito si va nella direzione di aggiungere un qualcosa, se mi consentite, eh, che va a gestire, tra virgolette, meglio la parte rischiosa del portafoglio. Mi viene da aggiungere che non è neanche una condizione dove in qualche modo bisogna, eh, come dire, per forza di cose entrare in quest'ambito perché non è tanto il fatto di sentirsi, come dire bene, di fare del bene ehm, che eh, segna la necessità di riferirsi a queste strategie, ma è piuttosto effettivamente il cambiamento. E ancora una volta per me si tratta di un cambiamento eh, ontologico che vede finalmente le cose in un modo un po' diverso. Si è sempre parlato di centralità del cliente, no? dell'investitore. Poi alla fine, come dire, ognuno di noi in qualche modo... Ehm, se l'è dimenticata. Oggi siamo effettivamente in questa condizione. Ci sono degli elementi importanti che eh, intervengono che non possono essere come dire, eh, così sottovalutati e andremo sempre di più nella condizione di dover adattare eh, quelle che sono le strategie eh, per le finalità degli investitori. Nel filmato, avete visto alcuni dati percentuali che si riferiscono alla, come dire, alla situazione globale. Eh, nella mia presentazione vi sono alcuni, alcune considerazioni invece che danno eh, la considerazione anche della caratteristica del mercato italiano. Intanto, cosa significa ISG? Io vi ricordo che storicamente siamo partiti da alcune considerazioni eh, molto facili, eh, motivazioni religiose, non investire nel tabacco, nell'alcol, eh, esclusione. Oggi. Siamo in una condizione dove invece ci troviamo di fronte all'inclusione, dove sono emerse altre necessità. Si parla molto eh, di ambiente, si parla molto di società. Si comincia a parlare finalmente di governance. Ecco, forse si parla ancora poco di, di questa lettera, della G, mentre ci è più chiaro no? il riscaldamento globale, il film di ieri sera, cambiamenti sociali, no? una serie di cose in atto determinanti. La governanza delle aziende. Ecco, questo è, è un aspetto importantissimo. Si va finalmente a guardare, ad interferire, a, a potersi pronunciare, a modificare, a correggere quelli che sono o che potrebbero essere i comportamenti poco adeguati a livello addirittura di consigli di amministrazione nelle varie aziende. È in atto un orientamento, un cambiamento di lungo periodo. L'obiettivo è quello di generare ovviamente eh, dei rendimenti per l'investitore. Assisteremo strada facendo ad una serie di integrazioni di queste strategie all'interno del portafoglio. Considerazioni ulteriori, ci troviamo di fronte a tre fattori principali. Il primo sono le sfide e obiettivi globali che tutti noi conosciamo. Il mondo di cui si parla mi viene da dire. Guardando un po' anche a, a questa realtà, a questa manifestazione di tre giorni, che qualche passo verso la sostenibilità deve essere ancora fatto. Perché mi riferivo prima al cambiamento culturale, no? Pensate a tutto il materiale che è stato qui allestito: eh, nei giorni prossimi non è che verrà riutilizzato, andrà perso. Quindi, anche qui, forse, no? Uh, mi aspetterei nel futuro uh, di vedere una maggiore coerenza con uh, quella che può essere la sostenibilità. Secondo aspetto, regolamentazione. Ecco, c'è una regolamentazione in atto che sta facendo dei passi importanti. Eh, ripeto quindi l'impegno dei vari governi, l'agenda ONU, eccetera, eccetera, eccetera. E emergono importanti fattori tipo la diversità di cui si fa un gran parlare oggi, vive Dio, ma forse potevamo cominciare anche qualche tempo fa, ma va bene che sia di grandissima attualità, commissioni istituzionali, anche quella europea, che chiaramente vanno in quella direzione e ci si aspetta addirittura l'evidenziazione di un minimo comune denominatore che possa, mettere, come dire, che possa dare ehm, giustizia e maggiore comprensione a quello che questo mondo significa. Oggi forse c'è un po' di confusione ancora, ci sono tante informazioni che in qualche modo non tutti riescono no, a processare, a fattorizzare, a mettere insieme. La terza, che è importante, è l'esigenza dell'investitore. Allora qui alcuni, alcune statistiche cominciano a vedere eh, l'espressione di una certa domanda o quantomeno una volontà. Si pensa addirittura che quella statistica che vedeva, che vede il consumatore ormai già abbondantemente verso questo nuovo mondo eh, si possa traslare sul mondo degli investimenti. E qui appunto entra in gioco la necessità di in che, integrare, in che termini, qual è l'effetto che procurano queste strategie all'interno dei portafogli dei nostri investitori. Alcuni dati statistici, domande che noi come gruppo conduciamo una serie di inchieste, di servi nel corso dell'anno, non le facciamo noi ovviamente, diamo come dire, il compito a società internazionali, in questo caso è Cordata. E eh, questo era un survey eh, che conteneva alcune domande. L'investitore italiano attribuisce eh, un impatto positivo dei propri investimenti a livello globale, il 72%, in Europa, il 69%, in Italia sembra che l'investitore tenga addirittura in modo più consistente rispetto diciamo, a quella che è la media globale e la media europea. E questi sono dati che in qualche modo fa riflettere, perché con, con tutta onestà non vediamo ancora traslata che che si dica in giro, perché ovviamente le masse sono in crescita, eccetera, eccetera, eh, l'utilizzo di queste strategie, la diffusione no, all'interno dei portafogli. Motivazioni che spingono l'investitore verso l'ISG, negli ultimi anni si è riscontrato un interesse crescente verso investimenti che siano coerenti con i propri valori. È di qui il ragionamento, no, la riflessione che facevo eh, all'inizio, il cambiamento culturale. Quindi sembra che l'investitore, no, eh, eh, nelle sue risposte, sia già orientato ad un qualcosa che lo vede proiettato in una situazione dove eh, ha magari la sensazione che se il proprio portafoglio fosse caratterizzato da queste strategie, gli fa più piacere. E qui anche, insomma, eh, si apre un dubbio. Eh, non è che magari forse questo viene dal fatto che l'industria nel corso del tempo ha forse disatteso. L'industria ha, a mio modo di vedere, io ne faccio parte, eh, ancora una, una, una pecca importante, ha un gap con eh, l'investitore rispetto alle altre industrie, no? che è quella di non aver essere riuscito ancora al momento a dimostrare il suo impatto sociale. Cioè, in altri termini quasi come se fosse la sua ragione di essere, tant'è che la regolamentazione, guarda caso, oggi si esprime ed è sempre più presente addirittura con questa classica espressione eh, anglosassone value for money. Tu devi dare un valore aggiunto alla gestione, al servizio, all'investimento e il valore aggiunto: badate bene, per questo dico che oggi la centralità del cliente è un fatto reale, è un fatto da considerare. Questo valore aggiunto non lo fa il venditore, lo fa il compratore. È una bella differenza. Il valore aggiunto lo fa il compratore. Il valore aggiunto lo fa il compratore. Per cui l'industria andrà in una direzione sempre maggiore di necessità di ascoltare, di qualche modo di interpretare quelle che sono le reali necessità e esigenze dell'investitore, che non sono certamente quelle di battere un indice di mercato. Questo è un qualcosa che l'industria, come dire ha fatto in modo autoreferenziale, magari anche necessaria, ma che certamente non ha nulla a che vedere con quelli che sono gli obiettivi degli investitori. Magari c'è anche qualche scommettitore, per l'amor del cielo, ma l'investitore, il risparmiatore italiano e anche a livello mondiale non ha di questi obiettivi. Quindi cosa molto importante. Ancora qui vediamo che il 75% degli investitori vorrebbe investire in società attenti all'ambiente. Magari anche effetto, come dire, di tutta sta dialettica narrativa, magari invece qualcosa di coerente. Il 79% degli investitori vorrebbe investire in società gestite in modo etico, qui faccio come dire eh, sicuramente una riflessione eh, necessaria, direi: questo aspetto: l'81% degli investitori vorrebbe investire in società che riflettono i propri valori personali. Ecco qui la necessità dell'investitore. Sembra addirittura orientarsi eh, verso eh, come dire, eh, una condizione che lo vede in qualche modo eh, partecipe e gli dà addirittura la sensazione che eh, l'attività di investimento sia in grado di essere in armonia con quella che è diciamo, la sua visione individuale. Se così fosse veramente l'industria, ebbene, allora forse riuscirebbe a recuperare quel gap di cui parlavo prima. L'impatto sociale, no? Se voi dovete acquistare, non so, una, eh, come dire, un'auto, un un'utilitaria, sapete che ci sono una serie di industrie che, in qualche modo, no, soddisfano questo. Un'auto confortevole, ovviamente si va verso alto. Quando si parla di portafogli di gestione, c'è cioè, ancora, come dire, sembra quasi che tutti facciano la stessa cosa, no? In realtà non è così. Proprio perché questo impatto, questa ragione di essere non è stata ancora determinata. Oggi, con il cambiamento della situazione dei mercati, con il contesto, eccetera, eccetera, emerge più a chiare lettere e quindi la dialettica diventa più consistente, più realistica. Consapevolezza dell'offerta rispetto ad una domanda che sembra emergere. C'è spazio per crescere a livello globale? La risposta alla domanda, il tuo consulente? Si ha parlato di strategie sostenibili, di ESG, a livello globale il 62%, a livello europeo il 61%, a livello italiano il 51%. E allora qui io vi invito un po' a riflettere. No? Da un lato sembra che l'investitore sia propenso, sia già direzionato verso queste strategie, queste opportunità, dall'altro però alla domanda un po' più specifica, cosa e quando e se ne avete parlato con il vostro consulente, con la persona che vi segue, c'è un rapporto di flessione rispetto alla come dire, eh, situazione precedente. Di quali aspetti dell'investimento dovrebbe parlare il consulente finanziario? ESG, 28%. Ecco, sono dati ancora un po' come dire, contrastanti tra di loro, però si comincia già a vedere da questo punto di vista una direzione eh, abbastanza delineata eh? sembra un percorso iniziato che con buona probabilità eh, continuerà una spinta ulteriore verrà dai come dire, coloro che comprano i fondi e qui ovviamente 7 su 10 pensano di incrementare le proprie eh, allocazioni verso queste strategie nel corso di quest'anno oltre la metà Ritengono che sia alfa negli investimenti, cioè che queste strategie riescono effettivamente a dare un contributo alla performance, ai ritorni, e vedremo poi in che termini eh, questo eh, viene declinato. Il 73% ritiene che entro cinque anni l'inclusione dei fattori ISG sarà una pratica ormai standard, trasversale. Fra tutti diciamo, i gestori. Sembra proprio un percorso tracciato, delineato, dove io vi invito a, però, considerando che il vostro compito, la vostra professione eh, sarà determinante, eh, a prenderne consapevolezza, ad essere critici, a dare, come dire, eh, uno spaccato che vi possa mettere in condizione di comprendere le specificità, le modalità. Eh, badate bene, l'obiettivo di chi fa eh, questo mestiere nostro, vostro, ogni volta che si inserisce all'interno del portafoglio un ingrediente, è di riuscire a sapere quell'ingrediente che cosa comporta il portafoglio. Non solo, ma qual è la funzione che di quell'ingrediente io vorrei che, no? si procurasse il portafoglio stesso. Quindi la costruzione del portafoglio, ogni volta che inseriamo dentro degli elementi nuovi, va considerata sempre da questo punto di vista. È chiaro, ci troviamo in un mondo che si trasforma, queste strategie vanno in quella direzione, ce ne saranno sempre a disposizione, ma non dimentichiamo che la cosa importante è, non devo metterle nel portafoglio per forza. O meglio, forse le devo mettere perché ormai sono diventate, come dire, la stragrande maggioranza, ma devo sapere perfettamente a che cosa vado incontro. Devo essere in grado di rappresentarlo, di spiegarlo al mio cliente e anche la regolamentazione che lo chiede. No? Oggi la MiFi 2 presuppone una serie di cose, addirittura va verso quella che è la richiesta, l'interpretazione della possibile massima perdita che l'investitore no, è disposto a sopportare. Per cui, insomma, è un mondo nuovo dove la consapevolezza è necessaria. Non mi basta vedere, come dire, il verde dappertutto per diventare green. Non mi basta, come dire, sentirmi buono perché ho fatto della. No, non si tratta di fare beneficenza. Si tratta di guardare al futuro in un altro modo. Si, di, si tratta di guardare al futuro. Eh, nel modo eh, di pensare a quelle che sono le generazioni future, i nostri figli, eh, procrastinare quella che è la situazione attuale che sembra eh, come dire, mancare di risorse, ma oltre a questo significa anche essere sostenibili, direi, ed è questo il tema di oggi, nella costruzione del portafoglio. Devo essere sostenibile, credibile, devo capire perché, quando, come e che cosa mi aspetto da queste strategie. Ovviamente poi sono disposto a comprendere che il mondo si muove in quella direzione. Benissimo, ma il mio compito con il mio cliente non è un compito dove devo seguire una moda. Il mio compito con il cliente è basato sulla fiducia. Ed ancora una volta, questa fiducia la si mantiene nel tempo, ovviamente attraverso un lavoro che richiede oggi una specializzazione, un aggiornamento costante, che va nella direzione sicuramente di come dire, eh, aggiungere necessariamente altre informazioni e il compito vostro è un compito importante, non potrà esserci una sostituzione, non potrà esserci un algoritmo che sostituirà questo mestiere. Ci sarà sempre invece un qualcosa che va nella direzione di fiducia, empatia, professionalità nei confronti del cliente. Compromesso della redditività, è un semplice come dire, chart questo qui, dove abbiamo messo a confronto due indici. L'indice generale, globale delle azioni a livello internazionale, l'MSI World, e l'indice MSI World, ma ESG. E vediamo sostanzialmente che negli ultimi anni no, il movimento è stato simile, per non dire uguale. Ecco, questa ovviamente è una rappresentazione che va in quella direzione, ma a mio modo di vedere non è sufficiente. Ne parleremo ancora. Ehm, cosa significa? l'impegno per noi in quest'ambito, parlavamo di strategie ESG quando non ne parlava nessuno. Già 30 anni fa avevamo esperienza in quest'ambito, noi ci caratterizziamo per una serie di cose, siamo un insieme di gestori, non siamo espressione di una singola fabbrica, 27 fabbriche oggi ci appartengono, qui eh, ci sono i rappresentanti di due di queste specializzate nel campo e anche l'opportunità e la eh, capacità di concedere della diversificazione, ancora una volta che possa essere in qualche modo sostenibile. Eh, io mi fermerei qui, non voglio tediarvi con quelli che sono i numeri che a noi aspettano perché abbiamo cose più importanti di cui eh, parlare e quindi ecco, eh, chiamerei adesso Marina eh, di Mirova a fare diciamo, la sua... La sua, eh, come dire, kermesse e, e quindi ci rivediamo poi eh, più tardi. Grazie. Grazie Antonio, mi sentite? Perfetto. Um, mi presento in due parole. Um, sono Marina Iodice e lavoro per Mirova, che è una filiale di Natixis Investment Management specializzata nel, negli investimenti socialmente responsabili basata a Parigi. Um, oggi sono dieci anni non proprio oggi ma insomma, quest'anno sono dieci anni che sono entrata nel mondo del lavoro questi dieci, di questi dieci anni nove li ho spesi nel settore degli investimenti socialmente responsabili prima a Londra e poi a Parigi per cui spero oggi con questa breve presentazione dove vi delineerò un poco cosa facciamo a Mirova e qual è uno degli approcci che secondo me è anche quello più forte dell'integrazione dei fattori ESG Attraverso questo spero anche di delineare un po' quelli che possono essere diversi approcci e rispondere a eventuali domande che voi potreste avere anche più tardi nel panel. Quindi prima di tutto una breve panoramica affinché voi vediate um, che cosa facciamo a Mirova. Dunque, Mirova è nata come filiale assistante nel 2012, ma in realtà il team del, del comitato esecutivo di Mirova era già presente all'interno del gruppo e faceva già strategie di integrazione ESG molto tempo prima, per almeno 15 anni. Oggi contiamo 5 centri di competenza, siamo basati a Parigi ma abbiamo anche da poco una filiale a sé stante a Boston, nonché uffici da altre parti in Europa, con più di 90 persone e con più di 10 miliardi di patrimonio gestito. La peculiarità è che questi, questi asset sotto, sotto gestione sono principalmente investiti attraverso le azioni, le obbligazioni, ma anche investimenti alternativi con le infrastrutture, nonché con il capitale naturale di cui vi parlerò verso la fine, e dei fondi che hanno un forte impatto sociale. Quindi davvero facciamo investimento a tutto tondo per quello che riguarda diversi tipi di asset class. Con principalmente investitori istituzionali, ma anche piani di risparmio e distribuzione. Um, ora un poco sull'investimento responsabile, come lo facciamo noi e come io penso che poi uh, si possa fare in maniera convinta. Dunque, ci sono uh, oggi nel nostro portafogli, come vi dicevo, diversi tipi di asset class, principalmente noi siamo molto attivi nel campo azionario, tuttavia ci sono anche le obbligazioni verdi. E poi, come vi dicevo, le infrastrutture. Quindi qui avete un po' un panorama di tutte quelle che sono le asset class. Um, arriviamo subito al nocciolo della questione. Perché bisognerebbe fare uh, integrazione di fattori ESG e in particolare lo sviluppo sostenibile negli investimenti? In realtà per tanto tempo c'è stato un dibattito sulla performance, se fa senso oppure no. Al giorno d'oggi, come diceva Antonio, non c'è quasi più nessun dubbio che questo sia importante, per due motivi. Se guardiamo solamente al breve termine, ci rendiamo conto che integrare i fattori ESG, ovvero i rischi eh, ambientali, sociali e di corporate governance, ci permette di cogliere nuove opportunità di investimento come vi spiegherò più tardi, come noi facciamo per esempio, ma anche di evitare quelli che possono essere poi dei rischi che fondamentalmente hanno delle ripercussioni in breve termine che però possono essere determinanti per la performance. Parliamo ad esempio del, dell'incidente di Macondo della BP diversi anni fa, parliamo dello scandalo Volkswagen di cui parlava prima Antonio, parliamo non so di... Um, pratiche sociali di alcune imprese che poi si rivelano essere mh, immesse in pratiche che sono completamente corrotte, tutto questo non saremmo capaci di conoscerlo se non facessimo un'analisi a monte e anche poi un seguito, un monitoraggio ex post dopo l'investimento di quelli che sono um, di quelle che sono le pratiche delle imprese nelle quali vogliamo investire e quando poi si parla di infrastrutture reali e quindi di altri tipi di investimento, anche lì bisogna vedere con chi abbiamo a che fare. Quando poi guardiamo a lungo termine, che è poi fondamentalmente quello a cui tutti siamo interessati, perché possiamo fare investimenti speculativi di breve termine, ma fondamentalmente tutti quanti andremo in pensione un giorno e questo giorno non è molto lontano, oppure è molto lontano per la maggior parte di noi. Per cui nel lungo termine. Non soltanto non vogliamo società che, che producano un impatto negativo, ma vogliamo anche creare del valore, perché sappiamo che poi questo potrà essere um, positivo e quindi um, creare un, un valore economico e sociale che permetterà agli investimenti di prosperare. Quindi è un, una, se volete, una strategia win-win, quella di prevenire e curare. Per cui, Uh, al giorno d'oggi c'è un grande focus, quindi al di là dell'integrazione dei rischi sociali e ambientali, anche un focus su quello che poi è l'impatto positivo aggiunto degli investimenti uh, affinché possiamo uh, ottenere gli, uh, gli Sustainable Development Goals, quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Per tantissimi anni si è fatta finanza dello sviluppo. Uh, attraverso le differenti agenzie dell'ONU, della Banca Mondiale. Al giorno d'oggi si sa che questo, questo non è più um, sufficiente. Se vogliamo raggiungere un'uguaglianza a livello sociale globale, se vogliamo rispondere a dei, a delle, a dei rischi, a, a delle challenge enormi come quelle dei cambiamenti sociali, dobbiamo fare un investimento che ha un impatto uh, positivo aggiunto e questo lo possiamo fare solamente... Se teniamo in considerazione di, di questi goal, che fondamentalmente sono, sono molto larghi, ma che ci permettono allo stesso tempo di mirare precisamente alle aziende o ai tipi di investimento che possono eh, ricongiungerci con quello che è l'obiettivo globale. Entriamo un po' nel dettaglio adesso. Com'è che noi cerchiamo di integrare questi fattori? Dunque, um, si parte da un'analisi di quello che può essere il rischio e l'opportunità che viene presentata da un investimento. Come dicevo prima, vogliamo fare integrazione dei rischi ma vogliamo anche scegliere gli investimenti che ci permettono di avere un valore aggiunto. Per cui questo ci permette subito di determinare se un investimento è negativo sotto il punto di vista sociale e ambientale, se questo investimento non lo vogliamo nel nostro portafoglio, che sia azionario, di obbligazioni o di infrastrutture. Ad esempio, anche se Mirova non fa screening etico, Uh, tuttavia ci sono delle industrie che fondamentalmente non hanno impatti sociali positivi. Prendiamo ad esempio l'industria del tabacco. Questa è una delle poche industrie che abbiamo deciso a priori no grazie, non vogliamo, non vogliamo investire in questa industria perché fondamentalmente non soltanto porta dei rischi sociali enormi, essendo il fumo il fattore principale di causa del cancro. Ai polmoni, che è tra l'altro uno dei cancri più mortali, ma poi soprattutto non vediamo come questo prodotto possa portare un valore aggiunto nel lungo termine. A questo abbiamo aggiunto, per esempio, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, un altro settore in particolare che per noi è assolutamente um, come si dice? Uh, è molto negativo sotto il punto di vista dell'impatto sociale, che è quello delle bevande zuccherate. Quindi delle imprese come Coca-Cola ad esempio non possono essere elegibili per, questo, per i nostri investimenti. Perché? Perché pensiamo che fondamentalmente attraverso ricerche, eh, perché vi ricordo, questo non l'ho detto prima, che Mirova ha un team di 10 persone che sono dedicate alla ricerca extrafinanziaria di cui io faccio parte, ognuno si specializza in un settore, quindi abbiamo veramente i mezzi e la possibilità di cercare quelli che sono gli impatti positivi e negativi dei nostri investimenti. Quindi ad esempio attraverso ricerche abbiamo visto bevande zuccherate o con noi causa numero uno di obesità, obesità causa numero uno diabete, il diabete è uno dei mali maggiori dei nostri tempi ed è lì per restare se non facciamo qualcosa, non vogliamo portare valore aggiunto a queste imprese che sono fondamentalmente impegnate in attività che non ci interessano. Guardiamo anche la parte positiva però. Gran parte del nostro lavoro è anche quello di cercare delle tematiche mirate, di fare un'analisi del ciclo di vita e soprattutto poi di scegliere quelle che sono le aziende, quelli che sono gli investimenti eh, che poi possono portare un valore aggiunto. Aziende che si occupano quindi non soltanto di energie rinnovabili, che sono ovviamente la prima cosa che viene in mente, ma anche aziende che hanno dei prodotti e dei servizi che possono, nel modo in cui sono fatti eh, e venduti. Uh, o anche per le loro caratteristiche intrinseche, possono portare uh, un valore aggiunto che poi si rispecchia direttamente negli obiettivi di sviluppo sostenibile. E questa uh, quest analisi di determinanza, e quindi di, uh, di, uh, di collegamento direttamente tra che il, il prodotto che fa un'impresa e il corrispondente uh, obiettivo di sviluppo sostenibile, l'abbiamo fatto per tutti i settori. Quindi oggi siamo siamo, è possibile per noi attraverso questa analisi che abbiamo fatto a monte, di sapere, dopo un'analisi poi mirata di quello che fa l'impresa, direttamente se questa può corrispondere o meno a quelli che sono poi gli obiettivi dell'investimento socialmente responsabile come noi lo intendiamo. Una, una componente molto importante dell'investimento socialmente responsabile, che troverete dappertutto, che si trova nell'ISR, però eh, è una componente anche molto importante della finanza a impatto, di cui si parla moltissimo anche oggi, è quello dell'engagement. Perché non esiste un investimento che sia propriamente detto socialmente e anche dal punto di vista ambientale responsabile se non si fa un monitoraggio e poi un follow up e poi un dialogo costante con l'impresa per vedere se effettivamente le pratiche che sono state scoperte all'inizio perdurano. E qualora queste non siano sufficienti, se non c'è un dialogo attivo, non si può poi portare l'impresa a migliorare. Se tutti quanti fossimo semplicemente um, um, se tutti quanti pensassimo semplicemente di escludere le imprese che non ci piacciono, non potremmo migliorare le cose. Quindi l'esclusione è necessaria quando ci sono imprese che effettivamente non possono contribuire con il loro prodotto. Uh, a quello che è l'obiettivo poi finale di massimizzazione del valore aggiunto anche sociale. Tuttavia, quando le pratiche possono essere migliorate, allora sì che il dialogo è importante. Noi lo facciamo non soltanto con le imprese, ma anche con uh, i regolatori del mercato, con le istituzioni di categoria, proprio per portare avanti la visione molto forte che abbiamo di, di uh, integrazione dei fattori sociali e ambientali con l'investimento. E quando lo facciamo con le imprese poi questo è fatto sia di maniera individuale che in maniera collaborativa, perché è appunto l'unione fa la forza e quindi soprattutto quando si tratta di uh, engagement azionariale, è lì che poi uh, l'unione di più investitori può permettere effettivamente di avere più impatto e migliori risultati. Ora, una piccola panoramica di quello che facciamo per farvi capire uh, non soltanto generalmente che cosa intendiamo per uh, investimenti socialmente responsabili come vi ho appena delineato, ma anche poi per ogni tipo di classe di attivi che vi ho presentato all'inizio, come facciamo questa integrazione affinché possiate capire qual è un approccio tra tanti uh, che si può adottare in questo, in questo senso. Dunque, oggi ci sono diversi tipi di, di investimento ISR uh, che conoscerete sicuramente. C'è l'azionario attivo con l'engagement... Uh, C'è una selettività mh, best in class oppure uh, best in universe basata sui fattori ESG e poi ci sono gli approcci tematici. E ci sono invece poi approcci che rispecchiano un po' tutte e tre le categorie, che è un po' anche quello che portiamo avanti noi, anche se noi non facciamo best in class perché noi scegliamo in realtà quello che corrisponde alla nostra visione. Um, cosa facciamo per esempio oggi per quanto riguarda le azioni? Si parte dall'universo tematico, quindi le imprese che attraverso le loro soluzioni di prodotto e di servizio o attraverso le loro pratiche possono rispondere a certi temi. Dopodiché si passa al, eh, alla parte finanziaria, com'è il posizionamento strategico di questa impresa, eh, qual è la qualità del management, questa impresa può davvero eh, attraverso un'analisi finanziaria portare valore aggiunto. Dopodiché quando ci si investe in questa impresa, se le prime due fasi sono state sono, se, se questa ha passato le prime due fasi, si fa un monitoraggio continuo del rischio per vedere se effettivamente fa senso averla nel portafoglio azionario. Quindi, come vedete, c'è un filtro praticamente che parte da un universo tematico che fa sì che sin dall'inizio si scelga se questa impresa risponde o meno. A quelle che sono le tematiche e i rischi ambientali e sociali e le opportunità che abbiamo identificato prima e poi si passa alla parte finanziaria dove effettivamente si vuole capire se uh, il prezzo è giusto. Adesso qui vedete una, uh, un esempio di imprese che passano o meno i nostri filtri, sotto un punto di vista sociale, ambientale e finanziario. A destra avete quelle che non passano. Eh, due ehm, che sicuramente conoscete, Coca-Cola per il motivo che vi ho detto prima, perché è un maggior produttore di bibite analcoliche, la maggior parte delle quali hanno zucchero edulcoranti, quindi attraverso le nostre ricerche abbiamo determinato che ehm, grazie anche alle raccomandazioni del, dell'Istituto Mondiale della Sanità, queste sono da eliminare dalla dieta o quantomeno da, da limitare il più possibile. Per cui, Pensiamo che un'impresa come questa possa soltanto portare più rischio che beneficio sotto un punto di vista sociale e ambientale, in questo caso sociale. Poi ci sono le imprese petrolifere, oggi non facciamo un'esclusione del, del settore petrolifero, tuttavia la maggior parte di queste imprese non hanno ancora integrato bene uh, il rischio, ambientare dei cambiamenti climatici nei loro portafogli. La maggior parte di queste fanno un po' di investimento in energie rinnovabili, cercano di fare fanno molto marketing più che investimento, per cui sostanzialmente sono ancora troppo esposte ai combustibili fossili, perché possiamo pensare che possano fare parte di un discorso concreto ed efficace per quanto riguarda l'impatto sociale e ambientale positivo. Però poi vi sono tutte quelle che invece passano il filtro e che portano delle soluzioni. Um, sarete probabilmente sorpresi di vedere che c'è Volkswagen, l'ho messa apposta, perché? Perché Volkswagen è sostanzialmente un'impresa che era esclusa dai nostri investimenti prima che ci fosse lo scandalo del Dieselgate, però siccome noi facciamo, investimento, eh, facciamo engagement azionariale, nel momento in cui c'è stato questo scandalo, abbiamo continuato a parlare con l'azienda, non soltanto per, quel, per quello che era appunto questo grosso rischio di mancata uh, trasparenza, di corruzione, di pratiche di marketing illecite che fanno parte dello scandalo, ma soprattutto poi per capire come questa volesse uh, muoversi verso l'integrazione, um, verso un, um, uh, una gestione dei rischi ambientali più forte attraverso la, pro la proposta quindi di, um, uh, di automobili Uh, elettriche che quindi si allontanassero da, che è il, la, da quella che è la zavorra dei combustibili fossili um, e abbiamo visto che effettivamente oggi hanno messo, hanno messo in atto moltissime, um, moltissime novità proprio per fare, per fare fronte da un lato a quelli che erano stati i problemi che erano scaturiti dal dieselgate e tra l'altro anche per far fronte alla concorrenza e per cui la nostra valutazione interna è passata da rischio a neutra e nel momento in cui vedremo che poi attraverso anche il nostro dialogo le pratiche migliorano, no, sicuramente potremo anche farle passare in, una, in una, um, una valutazione più positiva. E poi vi sono altre imprese, come ad esempio produttori di turbine eoliche, produttori di servizi medici, uh, anche Microsoft che um, uh, per, uh, è un leader nel mercato uh, per i software e ha messo in... Uh, in Pratica, molte, um, molte iniziative per ridurre il footprint delle sue operazioni. Per cui, attraverso il dialogo e attraverso la nostra partecipazione azionaria, riusciamo concretamente ad avere un giudizio su queste imprese proprio perché noi siamo in costante uh, uh, dialogo con queste e sappiamo bene che, uh, io parlavo con Eni cinque anni fa e sapevo che loro stavano pensando di forse investire in biocarburante, eccetera, eccetera. Cinque anni dopo le cose non sono molto cambiate. Quindi, noi sappiamo monitorare cosa succede per poter fluidificare poi questa, questa notazione come la vedete qui e, e farla muovere. Passiamo dal mercato azionario a quello poi del fixed income, quindi um, dei green bond. I green bond sono un mercato caratterizzato, fanno parte di un mercato che è caratterizzato da una crescita molto rapida. Uh, è un mercato che è esploso. Um, per diverse ragioni, ma per quello che riguarda poi le ragioni fondamentalmente uh, che ci sono a cuore oggi, cioè quelle dell'integrazione dei fattori ESG, perché il mercato dei green bond è importante, e perché noi ci siamo posizionati subito su questo, perché fondamentalmente permette di fare impact finance, permette di trovare un impatto positivo... Soprattutto ambientale ma anche sociale con i, con i bond di sostenibilità che sono sempre più presenti sul mercato attraverso delle emissioni di debito che sono fatte da imprese che magari non hanno ancora fatto una transizione uh, importante di tutto il loro portafogli di prodotti, che, però, decidono di destinare una parte di questi per fare in modo da, di avanzare la loro, la loro, uh, il loro commitment. E che quindi permette di avere una maggiore diversificazione anche degli investimenti eh, socialmente responsabili. E qui quindi anche siamo presenti, un po' con le stesse pratiche che vi ho delineato prima. Quindi, eh, c'è un'analisi bottom-up, un'analisi dell'emittente dell che è finanziaria, c'è un'analisi poi dell'emissione green bond che è puramente ISG, quindi puramente di sostenibilità. Consideriamo questo green bond veramente green oppure l'impresa vuole sostanzialmente finanziare delle attività che sono, fanno, fanno parte del suo, um, delle attività correnti normali che non hanno nessun valore aggiunto ambientale o sociale? Uh, le pratiche poi i rischi sono ben integrati? Una volta che abbiamo fatto tutta questa analisi e che questa si, si riconduce anche a quella finanziaria che bottom up e top down anche attraverso considerazioni del ciclo macroeconomico si sceglie se comprare o meno queste missioni e quindi um, al giorno d'oggi abbiamo un portafoglio di, di sustainability bond che è principalmente composto da green bonds perché sono comunque la parte più grossa del, delle emissioni al giorno d'oggi, ma che è sempre di più ai green and social bond e anche i soli social bond. Per questo è un mercato molto molto interessante che si sta sviluppando molto velocemente e nel quale ci siamo posizionati subito, già nel 2014 abbiamo i primi dati. e e che è davvero molto exciting per finire um, parliamo delle, de, degli investimenti nei real assets e quindi delle infrastrutture perché un'integrazione di fattori ESG si può fare a tutto tondo quindi um, Mirova ha anche dei fondi di infrastrutture di energie rinnovabili che sono presenti principalmente in Europa anche se, anche se si può pensare, vabbè, ma le turbine elettriche, l'eolico, sì, l'impatto sociale è positivo, è chiaro. Tuttavia, le pratiche non sempre sono chiare. Quindi anche qui interveniamo a monte e monitoriamo quelli che possono essere i rischi sociali e ambientali. Ad esempio, eh, fabbricante di eh, pannelli solari cinese, che è una filiale di un'impresa, di una grande holding, che fa anche le bombe a sommunizione. Noi vogliamo sapere chi c'è dietro questi investimenti socialmente responsabili. Oppure, parco eolico che viene costruito accanto ad una riserva, eh, con flussi migratori di, uh, di uccelli um, che passano per, uh, per quella zona, sono state fatte tutte le analisi uh, ambientali precise che vanno con questo tipo di investimento? Con chi ci troviamo ad avere a che fare? E quindi. Quando voi avete un'impresa che effettivamente decide di mettere l'integrazione ISG, ISG a tutto tondo nella sua offerta, lì potete veramente fare non soltanto l'impatto e quindi il valore aggiunto, ma anche capire quali sono i rischi a tutto tondo, anche di quelli che possono sembrare investimenti fondamentalmente banali, ovviamente green, in realtà non sempre. Infine poi voglio presentarvi uh, la ciliegina sulla torta. Quindi il fiore all'occhiello perché Mirova, eh, l'impresa per cui lavoro, è talmente leader in questo settore che ha deciso di rispondere ad una, um, a quello che è stato, uh, non so come si dice, um, le Nazioni Unite hanno, hanno, hanno qualche anno fa uh, fatto presente che c'è un rischio molto grande uh, ambientale al di là di quello dei cambiamenti climatici, che è quello della desertificazione. Ci sono molte terre che sono abbandonate al giorno d'oggi e che sono in via di desertificazione, che se non si fa qualcosa per... Fare in modo di uh, uh, ripristinare le attività uh, economico-ambientali e agricole in queste terre, queste poi diventeranno deserte e, una volta che diventano deserte, diventeranno questo, questo, questo processo sarà uh, irrimediabile. Per cui abbiamo un fondo uh, e poi abbiamo comprato uh, due anni fa una società che si chiama Altelia, che ha diversi di questi fondi, un fondo uh, che fondamentalmente è puramente dedicato. In progetti sostenibili che recuperano le terre degradate, i terreni degradati, in un'ottica di redditività, quindi associando a queste poi dei progetti che hanno un forte impatto ambientale ma anche sociale e che sono principalmente eh, economici, eh, scusi, eh, scusate, principalmente agricoli, eh, con delle attività economiche eh, soggiacenti. Per concludere, la mia conclusione di oggi è questa. Io Penso che oggi è imprescindibile l'integrazione di fattori ESG negli investimenti e che questi non sono, la sostenibilità in sé per sé non è una zavorranza, è un driver di performance. Per, per diversi motivi che abbiamo già elencato, ma principalmente i punti chiave sono questi: investire nel lungo termine ci permette di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E, e quindi fa in modo che gli investimenti siano allineati con il trend verso il quale la società del giorno d'oggi vuole muoversi. Inoltre eh, fare una selezione che è basata sui criteri ESG e un impegno attivo che passa tra le attività di voto e di engagement permette poi di monitorare questi investimenti e di fare in modo che subito si capisce quali sono le imprese che possono rispondere positivamente o no a certe challenge. La metodologia deve essere solida, si parla anche di integrazione di, uh, uh, di, di impronte di carbonio, di CO2 nei portafogli, questo è anche qualcosa che facciamo. Se la metodologia alla base di integrazione di fattori non è solida, non si riesce tuttavia a capire e a monitorare effettivamente. Quindi è importante anche quando si parla di asset class uh, di investimenti nelle uh, infrastrutture reali, come vi dicevo prima, è importante fare un monitoraggio. Effettivamente eh, solido e infine la, la diversificazione, la diversificazione che è la panacea del nostro settore: si può fare dell'integrazione ISG anche passando attraverso una, di una diversificazione che quindi guarda al mercato azionario, obbligazionario e ai real asset. Per cui questo è il messaggio chiave. Vi ringrazio e passo la parola a Carmine. Grazie, Marina eh, Carmine, è la volta tua, 15 minuti. Molto veloce. Um, l'uomo e lo scimpanzé condividono il 99% del DNA, siamo praticamente uguali, eh, però la differenza è enorme. Uh, per un milione e cinquecentomila anni l'uomo e la scimmia sono stati praticamente vicini e poi ad un certo punto c'è stata una biforcazione enorme e gli studiosi non lo sanno perché, ci sono delle ipotesi. La più accreditata è che... Il caso ha voluto che l'uomo sviluppasse con una mutazione genetica qualcosa che le scimmie non hanno, il linguaggio. L'uomo è diventato capace di poter passare attraverso il linguaggio le informazioni, le sue conoscenze alle generazioni future. Questo gli ha dato un vantaggio enorme su tutte le specie. In Europa prima eh, non è un corso di antropologia, anche se, se io sono un appassionato, ma quando ho iniziato a fare dell'intelligenza artificiale... I primi libri con cui ho iniziato a lavorare, come è cambiato il cervello umano, come funziona il cervello umano. In Europa c'era una specie, una sottospecie di ominidi, si chiamavano gli ominidi di Neanderthal. Erano grossi, enormi, bruttini, che si sono scontrati con i Cro-Magnons. I Cro-Magnons erano più intelligenti, piccoli, rachitici, ma più intelligenti, sapevano parlare. In meno di 500 anni li hanno distrutti. Quella razza non esisteva più. La potenza della conoscenza, la potenza dell'apprendimento dell e, e saper passare le conoscenze alle generazioni future, hanno dato una forza enorme a una sottospecie di ominidi rispetto ad un'altra. Eh, poi, vabbè, la storia, insomma, la conosciamo tutti. La, il, il linguaggio scritto ha dato ancora, una, come dicono gli inglesi, un edge alle popolazioni nel Mesopotamia, eccetera. E oggi siamo di nuovo a un bivio che ci ricorda la storia antica dell'uomo di fronte a un'evoluzione nuova. Siamo in grado oggi di poter insegnare a delle macchine a rispondere a dei problemi reali. Io ho una piccola figlia, una bambina di due anni, mia moglie è svedese, quindi cerchiamo tutte e due di insegnare le parole, Mela, Apple, eh, e glielo diciamo, glielo diciamo. lei associa a una parola il concetto di Mela, guarda le mele, il colore associa. Questo processo di associazione è innato è nostra, nel nostro cervello. Ed è così che i bambini iniziano a parlare. Sono partito molto lontano, ma era per darvi un'idea di uh, che cosa oggi si può fare con, uh, con l'intelligenza artificiale, uh, con il machine learning, ne sentiamo parlare, uh, le applicazioni, forse non ci rendiamo conto, sono cose che le avete tutti uh, nel vostro telefonino. Uh, quando comprate un libro su Amazon... Ci piace essere delle persone imprevedibili, ma comprate due libri, Amazon ha già capito che tipo di persona siete, che libri volete comprare, eccetera. Quindi stiamo parlando di qualcosa che, che probabilmente ci ricorda la battaglia tra i Neanderthal e i Cro-Magnons. qualcosa che è molto più potente del cervello umano, che è bloccato nella sua, uh, nel suo limite naturale, diciamo. Um, e qual è il, il, la relazione con, con l'ISG? Speriamo di arrivarci in maniera abbastanza semplice, ma sostanzialmente io mi, mi, mi associo a quello che è stato detto prima da, da, da Marina, da Antonio, uh, sentiamo molto parlare di ESG, uh, tutti quanti vogliono fare, io voglio essere positivo, che tutti, che tutti facciano dell'ESG, è una cosa buona, anche quelli che cercano di farlo in modo un po' come si dice facendo il greenwashing, va bene lo stesso, è, è, nella, è nel movimento di fondo che noi riusciremo a cambiare le cose. Però sostanzialmente il grafico che mostrava Antonio prima vi dice una cosa, che se da un lato l'utilizzo di un ESG di base non vi fa perdere delle performance sul lungo periodo. Avete visto? L'MCI World, MCI World, ESG leaders, sostanzialmente non c'era differenza. Se abbiamo bisogno di estrarre dell'informazione, quindi dell'alpha dall'ESG non basta più fare dello screening. L'ESG non è come eh, i dati finanziari guardate la valorizzazione, guardiamo il rischio, la volatilità, abbiamo due o tre variabili, riusciamo a capire cosa è veramente importante nella vita di un'azienda. Gli stiamo parlando di centinaia e centinaia di indicatori per migliaia di aziende. Capire qual è il pattern, capire quali sono le cose che sono veramente materiali nella vita delle società è una cosa complicata. Però di strada ne abbiamo fatto. Negli anni 70 il primo Nobel Friedman diceva che l'unica responsabilità sociale delle società è quella di di comportarsi bene e di massimizzare il, il, il return per gli investitori. Oggi diciamo, il discorso è un po' cambiato, quindi di questo bisogna, bisogna felicitarsi, bisogna, bisogna continuare, però abbiamo fatto tanta strada da allora. E, e quello che, quello che, che dicevo, diciamo, sostanzialmente l'ISG possiamo portare a casa il messaggio che non è un drag di performance. Si può fare degli semplice e avere le stesse performance del benchmark per chi è interessato ad avere la stessa performance del benchmark. Ma si può fare di più. Noi crediamo che l'ISG e la robustezza finanziaria delle società siano collegate intimamente. È solo che è difficile capire questo legame. Noi non siamo buoni perché l'evoluzione naturale, umana, non ci ha fatto idonei a capire dei patterns quanto voi avete a che fare un mondo complesso con tante variabili non, non, non l'evoluzione non ci ha fatto in questo modo e quindi è difficile capire se per una società è la variabile I o la variabile S o la variabile G o una combinazione di queste variabili che sia importante uh, e quindi diciamo, sostanzialmente quando si fa dello screening ESG uh, si perde tutta questa informazione perché le, le, i rating ISG sono come i rating uh, di Moody's, di SP, noi pensiamo veramente che l'Italia sia un paese BBB? Un paese intero può essere caratterizzato da una sola misura? È troppo riduttivo, c'è molta informazione all'interno dei rating che quando è aggregata uh, va persa, allora noi dobbiamo fare il processo al contrario, bisogna passare dalle misure semplici aggregate a misure granulari che vanno a guardare dei problemi specifici, problemi specifici è uh, tu sei una società Uh, nel settore del, delle utilities, hai ah, una politica ambientale, hai ah, una politica di trattamento dei rifiuti. È su queste domande qui che bisogna rispondere, però questo capite bene che vi dà una massa di informazioni troppo importante da poter gestire in maniera umana e quindi bisogna andare a cercare qualcosa che sia diverso, qualcosa che sia capace di catturare dei patterns, catturare dei profili e che sia capace di apprendere e imparare da solo. Come un bambino che gli si dà a leggere dei libri piano piano impara da solo, lo si guida e piano piano impara da solo. Noi non potremmo educare i nostri figli se ogni giorno gli stiamo dietro a ripetergli le cose che noi conosciamo. Ad un certo punto è necessario che sia capace di imparare da solo. Ed è questa la storia che è dietro il machine learning è qualcosa che, di cui siamo già eh, circondati, è nei vostri eh, cellulari, è nella vostra vita. È qualcosa di estremamente potente, è qualcosa che, che va al di là delle capacità di calcolo della mente umana. È qualcosa di flessibile perché non abbiamo bisogno di spiegargli cosa deve fare, lo trova da solo, va a cercare lui stesso da solo quali sono i profili ISG e finanziari che vanno bene insieme. Ed è qualcosa che sa imparare da solo. Come funziona? Quello che abbiamo messo noi in pratica eh, negli ultimi due anni di ricerca. Eh, in genere voi avete. Uh, quello che noi chiamo deep learning, uh, l'oracolo a uh, stile Google. Quando voi chiedete qualcosa a Google vi dà la risposta, siete contenti, non vi interessa come ha fatto, vi dite solo, wow, è bravo, è forte, ha è esattamente capito qual è la domanda che gli ho fatto e mi ha dato la risposta esatta. E poi ci sono degli algoritmi che sono utilizzati più nel settore della salute, per esempio, per cercare di capire quali sono i patterns. Capire quali sono delle relazioni, scoprire delle relazioni tra l'ISG, per esempio, e le performance finanziarie, qualcosa che è più trasparente, più visibile, ma meno potente che l'oracolo alla a stile Google. E noi, è su questo, su questo fronte che ci siamo, ci siamo impegnati, cercare di trovare un'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla finanza, che imparino dai dati ESG e che ci diano delle informazioni superiori rispetto ai profili legati alle opportunità o ai rischi che ognuna, ogni società rappresenta nel vostro portafoglio. Quindi la domanda che noi chiediamo a questa macchina teorica è, tenuto conto del profilo ESG di questa società, macchina, tu pensi che questa società sia un'opportunità o un rischio? E lei va ad imparare attraverso questa massa di dati enorme e cerca di fare un profilo tipo delle società che sono delle opportunità o dei rischi. E vi dirà un'opportunità, un rischio, oppure non sono in grado di rispondere. Come un umano non sono in grado di rispondere. Uh, questo è per esempio un esempio di quello che noi chiamiamo esperti, experts. Uh, L'inglese, vabbè, qui uh, abbiamo tradotto in italiano, quindi uh, l'italiano non è, non è eh, molto bello, ma non perché è stato tradotto, ma perché è stato tradotto dall'inglese che esce da una macchina, quindi diciamo, perdonatemi, ma l'esperto cosa vi dice? Questo è un esperto che potete interrogare sul criterio incidenti di governance. E l'esperto vi dice, guarda, se tu hai una società il cui rating su questo indicatore è scarso, in genere questa società rappresenta un rischio, altrimenti non so dirti. Quindi l'idea è di mettere insieme attorno a un tavolo tanti experts, ognuno nel suo dominio di conoscenza, ognuno con la sua capacità di dare una risposta rispetto a un problema ben posto e poi fare una media, tra virgolette, democratica, cioè quando c'è una maggioranza democratica che dice la maggior parte degli esperti ritengono questa società un rischio, e beh, la società viene classificata come, come un rischio. E questi esperti sono dinamici, perché il machine learning li crea ogni volta che gli chiediamo di fare uno screening dell'universo inve dell di investimento. Uh, qui ne metto qualcuno un po' più complesso, uh, sono abbastanza, abbastanza carini. Vi ripeto: l'algoritmo lui non sa cos'è l'ISG, cioè, per questo lui non sa nemmeno cos'è la finanza, cos'è cos la vita. Lui ha visto soltanto dei, dei comportamenti, dei profili. Allora, per esempio, vi dice: e i pattern negativi, vi dice in genere, quando una società è allo stesso tempo a un livello di controversia elevato nella governance e in più non sappiamo come sono. Pagati i manager, questa società rappresenta un rischio. Vabbè, mi direte, ha scoperto l'acqua calda. Voglio dire, lo sappiamo tutti che le società che sono mal governate e in cui non sappiamo come i manager sono pagati rappresentano dei rischi, ma lui l'ha trovato da solo. Quindi immaginate per un momento quale potenza può avere questo algoritmo per andare a cercare cose che per noi potrebbero non sembrare eh, intuitive ma lui è capace di farlo perché ha la potenza numerica e ha la capacità di imparare a una velocità molto superiore rispetto al cervello umano. Lì invece ce n'è uno che dà delle opportunità, è un po', un po simmetrico, cioè se voi avete un, una società il cui board è, è, è indipendente rispetto all'azione reato e in, in più i manager hanno una struttura di compensazione molto chiara, quindi non ci sono incentivi a avere... Uh, dei guadagni short term molto elevati per pagare delle stock options e poi lasciare la società piena di debiti. Allora, in questo caso, la società rappresenta un'opportunità. E come funziona questo algoritmo? Um, questo è il risultato che ho presentato alla, alla Banca Mondiale uh, qualche mese fa, uh, facevano, festeggiavano i 10 anni dei primi Green Bonds. Abbiamo fatto un esperimento molto semplice. Prendiamo un universo di investimento tipo MSI World e chiediamo al machine learning di fare una separazione dell'universo tra i buoni e i cattivi. Il machine learning, l'intelligenza artificiale, è alla base di tutto la capacità di separare mele e pere, buoni e cattivi, uomini e donne. Quindi fare delle separazioni sulla base di profili. E gli chiediamo separa le opportunità dai rischi sulla base dei profili ESG. E questo è il risultato. Una significativa e sostanziale... Riduzione del drawdown e un miglioramento della performance, cioè che vi dice? Vi dice che ex post il machine learning è stato capace di vedere dei profili che erano veramente legati alla performance o al rischio misurato dal drawdown. Quindi non è vero che l'ISG è un limite alla performance, è vero il contrario, è solo che è difficile estrarre alfa da una massa di dati, una massa di informazioni così vasta, ma è possibile farlo. E noi l'abbiamo messo. Eh, al lavoro su una strategia noi di, noi di OSSEM siamo conosciuti in Italia per, siamo eh, all'interno tra le 27 fabbriche di cui parlava Antonio siamo eh, gli specialisti delle, delle strategie quantitative, quindi sistematiche eh, attive, nel senso che deviamo enormemente dai benchmark che siamo conosciuti in Italia, abbiamo listato molti TF su borsa e questo è l'ultimo della, della casa, una strategia che si compone in tre in tre steps sostanzialmente, il primo è una, una scrematura sulla base di esclusioni che oggi sono un po' il uh, state of the art, un po' la, la, il minimo comune denominatore per tutti gli investitori socialmente responsabili, quindi uh, titoli che sono fortemente controversi, uh, titoli nel settore dell'armamento controverso, nel tabacco, nel, nel coal, mining call o i titoli che sono esclusi dalla banca norvegese. E poi andiamo a, a lavorare sul machine learning per creare questa selezione, questa separazione tra le opportunità e i rischi sulla base del profilo ESG soltanto. Ho ancora un ulteriore screening per andare a eliminare le società che hanno eccessive emissioni di eh, gas a effetto serra, però reintroducendo in un certo senso le società che stanno facendo uno sforzo verso un'economia a bassa intensità carbonica, perché vedete è facile escludere delle utilities che ancora utilizzano uh, del petrolio, del gas o magari del carbone, però il problema è che, che l'economia si ferma se noi non abbiamo le utilities che creano elettricità. Quindi dobbiamo aiutare quelle che vanno verso la transizione, quindi verso un, uh, un mondo a, a bassa intensità a carbone. E poi facciamo un approccio minimum variance per andare a ridurre, a ridurre il, rischio, il rischio del portafoglio. E la strategia dà più o meno questo, questo tipo di profilo, quindi da un lato una strategia che è certamente minimum variance, quindi con un beta inferiore a 1, quindi con una strategia molto più difensiva, ma con un boost di performance che viene dal machine learning. E forse la cosa più semplice è commentare questo, questo grafico, adesso io non voglio darvi tutti, tutti i numeri, ma secondo me dà un po' l'idea della potenza de, di questo algoritmo. Um, quando vado a guardare la differenza tra il portafoglio rischio e opportunità in termini di performance è enorme. Per un, 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 un universo di investimento come l'MCI World, fare una separazione, avere 7 punti percentuali di performance, di differenza, è enorme. E tutto questo è, viene grazie alla, alla forza dello stock picking del machine learning, quindi la capacità di legare profili ESG e profili finanziari. E quando si va ad aggiungere la, lo step minimum variance si vede che dal punto di vista delle, delle performance annualizzate siamo più o meno su quei livelli, però abbiamo meno rischio abbiamo meno drawdown, quindi maggiore sharp ratio, cioè in conclusione se noi riusciamo a combinare da un lato tecniche innovative e più performanti per catturare le informazioni ESG con soluzioni di costruzione di portafoglio che prendono in considerazione il rischio e la diversificazione, abbiamo il migliore dei due mondi, quindi alpha boost stock picking che viene da machine learning e gestione del rischio e della diversificazione per il, minimo, il minimum variance. L'ultima slide che volevo mostrarvi è che è possibile avere dell'impatto con delle strategie che sono anche abbastanza complesse in un certo senso. Uh, basta guardare quello che poi succede in termini di impronta a carbone, per esempio. Uh, volevo giusto dire che l'impronta carbone per sé non è qualcosa che il machine learning guarda, perché lui va a guardare i profili EG in generale. Però il fatto che la strategia ex post si ritrovi ad avere un'impronta carbone che è significativamente migliore del benchmark ci dà un po' l'idea di, eh, di, di cosa il machine learning riesce a, a fare. Cioè lui ha capito che sostanzialmente le società con forti emissioni di eh, gas a effetto serra bisogna togliere dal portafoglio, ma non perché vogliamo essere buoni o... Oh, o anche perché vogliamo essere buoni e bisogna avere un impatto sulla, uh, sul cambiamento climatico, ma perché questi sono rischi per i vostri portafogli. Quando voi oggi comprate le società che sono ancora nel settore del, del carbone, per esempio, per voi è un rischio, perché io sono sicuro che tra, tra qualche anno queste società sono fuori dal business, cioè, ancora stiamo lì cercando di capire come possiamo trasformarle, ma quando voi comprate le società del settore petrolifero che hanno enormi riserve, eh, sottoterra, voi state comprando quello, non state comprando le, 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 le strutture industriali di Eni, di Enity, Total o di, o di Exxon ExxonMobil, voi comprate quello che hanno sottoterra, ma se quello sottoterra non possiamo bruciarlo perché siamo già fuori dalla traiettoria a due gradi, è, è, è carta straccia. Quindi da questo punto di vista noi riusciamo a vederlo perché lo capiamo, ma lui l'ha visto prima e in maniera molto più efficace. Quindi io concluderei qui eh, con una nuova parabola sul sull'antropologia, perché l'avrete capita, è un po' la mia, la mia passione, l'evoluzione ci ha fatto così e l'evoluzione è sostanzialmente un processo aleatorio, cioè, ogni tanto ci sono dei geni che cambiano e alcuni cambiano in maniera positiva e ci migliorano, altri in maniera negativa e quindi creano purtroppo delle, 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 dei problemi delle, di salute, ma qui siamo a un livello che aumenta la velocità dell'evoluzione. Noi siamo, siamo così oggi dopo un milione e mezzo di anni, l'intelligenza artificiale ne parliamo da circa una trentina e oggi le applicazioni sono enormi. Immaginate cosa può fare questo tipo di, di, di applicazioni industriali negli anni, negli anni che verranno. Io vi ringrazio, vi ringrazio della, della vostra attenzione. In onda il piccolo filmato e poi diamo corso alla tavola rotonda. Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto contento di intervenire in occasione del Salone del Risparmio. È davvero importante che questo grande evento dedicato al mondo della finanza sia quest'anno focalizzato sugli investimenti socialmente responsabili. Tale scelta mostra la rapidità con cui il mercato italiano stia sposando i temi di sostenibilità e responsabilità. Rappresenta inoltre un'ottima soluzione per i consulenti finanziari per rispondere alla necessità degli investitori di integrare i propri valori all'interno della loro offerta. In qualità di membro del High Level Expert Group on Sustainable Finance, creato dalla Commissione europea due anni fa, colgo l'occasione per aggiornarvi sui passi in avanti in termini di regolamentazione a livello europeo. Sulla scia dell'Action Plan sulla finanza sostenibile lanciato l'anno scorso dalla Commissione europea, oggi sono tre le più importanti regolamentazioni in corso. La prima è sul fronte della classificazione, che significa individuare la definizione corretta di cosa siano i cosiddetti asset green. È necessario un linguaggio condiviso nell'ambito della finanza sostenibile. Il secondo ambito è quello della disclosure. Sarà richiesto a tutte le istituzioni e gli investitori istituzionali coinvolti di misurare e rendere pubblico l'impatto ambientale del proprio portafoglio e di spiegare le modalità di integrazione dei criteri ambientali e sociali all'interno dei loro processi di investimento. Il terzo ambito è quello dei benchmark. Adottare un benchmark è un aspetto molto rilevante nell'ambito dell'attività di gestione del portafoglio. Tale regolamentazione darà l'avvio ad una nuova tipologia di indici, benchmark a bassa emissione di carbonio oppure benchmark allineati all'accordo di Parigi, con l'obiettivo di reindirizzare gli asset e di modificare l'asset allocation. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Spero riteniate interessante questa edizione del Salone del Risparmio e che siate in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie per costruire portafogli durevoli, rispondendo alle necessità dei clienti. Io darei corso alla seconda parte della giornata con la tavola rotonda dove mi aspetterei anche... Un po' come dire di, di scambio no? con, con voi. E quindi chiamo sul palco Francesco Biciato, che è il segretario generale del Forum per la finanza sostenibile. E, e Carmine e Marina. Ecco, magari io passerei subito la parola a Francesco che in qualche modo ci rappresenta un po', ecco, forse in maniera eh, così magari anche contenuta a che punto siamo, ecco, come, come si sta muovendo, come si stanno muovendo le istituzioni, cosa l'Italia poi in modo particolare sta facendo da questo punto di vista che mi sembra eh, come dire interessante eh, prenderne atto, insomma. Sì, allora, eh... Buongiorno a tutti, io partirei un po' dal, dal video di Filippo no? che ci ha illustrato brevemente qual è la situazione a livello europeo. Allora, occorre fare un paio di riflessioni. La prima, che ci piaccia o no, le decisioni determinanti verranno dall'Europa e non più dagli Stati nazionali. E quindi bisogna essere consapevoli che almeno su questi tre punti, quindi tassonomia, benchmark, disclosure che sono stati citati, sono già eh, pronte proposte di regolamenti. Allora giusto per eh, non perdere troppo tempo sul diritto comunitario, però faccio presente che la direttiva... ...viene convertita da una legge eh, nazionale, recepisce i principi fondamentali però può essere adattata ai, ai singoli contesti nazionali, la non financial giusto per, per uh -huh. intenderci, il regolamento ha, è obbligatoriamente applicato a livello nazionale, quindi arriva top down... E quindi chi sarà pronto, mi rifaccio anche a quello che diceva Carmine, che è interessantissimo. Chi sarà abbastanza veloce, potremmo dire? No? Nell'incorporare questi criteri e l'integrazione dei criteri di ESG potrà, come dire, essere, avere dei valori competitivi, no? Cioè, essere, essere, avere un valore aggiunto, competitivo sul mercato. Chi non è pronto? Rischierà di, eh, di perdersi diciamo molte opportunità anche dal punto di vista degli investimenti innovativi che si stanno, che stanno, che si stanno sviluppando in questi, in questi ultimi anni. Due o tre dati rapidissimi, è giusto per non perdere troppo tempo, però per darvi la dimensione. No? La cosa interessante è che abbiamo dati Eurosif, dati GIN e dati GRS-GS, che sono diciamo, i tre, le tre fonti importanti importanti, di statistiche che cercano di misurare lo stato dell'arte della finanza sostenibile, abbastanza coerenti, abbastanza conformi, no? quindi la cosa è interessante dal punto di vista statistico, cosa ci dicono questi dati? Uno che l'Europa pesa per il 52% sugli asset under management a livello globale, quindi per una volta l'Europa è davanti a altri grandi player come gli Stati Uniti per esempio. Cina, Giappone, Australia, che sono gli altri player interessanti, su cui magari, magari poi sulla questione cinese volevo dire brevissimamente una cosa, perché è estremamente interessante. Secondo, il secondo punto è che l'Italia quest'anno eh, ha scavalcato la Germania nel, negli asset under manager, siamo subito dietro UK e Francia che tradizionalmente hanno iniziato vent'anni prima di noi, quindi il mercato italiano è molto giovane, ma in crescita impressionante. Nel 2016 pesavamo nel totale degli asset europei, stiamo parlando ovviamente di investimenti SRI, per il 5%, ora siamo fra il 9% e il 10%, cioè l'incremento è stato un incremento repentino che è stato un po' dimostrato anche dai dati che mostrava Antonio all'inizio. Quindi attenzione, che ci piaccia o no, siamo di fronte a un'onda, un diciamo, che è quella poi dello sviluppo sostenibile, che non si arresterà. Quindi, non è un processo, come dire, ciclico, ma è un processo che, avrà, che ha una tendenza chiara. Ora, dove arriverà non lo sappiamo ancora, ma la tendenza è questa qui. E soprattutto siamo usciti totalmente dal concetto della reputazione come uno degli elementi importanti. Non è più quello. È più quello. La cosa più importante è associare i rendimenti economico-finanziari a quelli sociali e ambientali di buona governance, a prescindere dalla reputazione. È vero che si diceva il greenwashing, magari il greenwashing può essere anche un po' pericoloso? No? nel senso che il rischio è che poi si anacqui un po' no? tutti diventano sostenibili tutti sono esperti di ESG in realtà non è così c'è chi in questo momento lo sta, sta affrontando il tema in maniera molto più come dire professionale lasciatemi dire ultime due cose velocissime dopo appunto do la parola a Antonio per la gestione della tavola rotonda magari ritornerò su alcuni punti perché chiaramente i tempi sono quelli che sono però le, l la, la prima questione è attenzione al concetto di sostenibilità. Io ho qualche paura ce l'ho sulla questione della tassonomia, nel senso che devo essere sincero. Il TEG sta lavorando, ci sono quattro technical group che stanno lavorando su questo, avranno il compito di produrre delle proposte di regolamento, nel frattempo ci saranno le elezioni europee, ci sarà una nuova commissione a novembre, attenzione, è difficile in questo momento prevedere che cosa la politica ci riservi rispetto a questi, a questi temi qua. Però attenzione al concetto di sostenibilità che è quello degli SDGs. Io ho lavorato sette anni con UNDP, ho avuto la grande opportunità di... Di lavorare proprio sulla localization della, 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 degli SDGs, cioè quindi praticamente all'inizio come si applicano a livello locale diciamo, questi principi. La, la sostenibilità è tripartita, economico-finanziaria, sociale e ambientale. È uno sgabello con tre gambe, ne tagli una, lo sgabello cade. Per quello che lo sbilanciamento dell'action plan sulla variabile I è un po' pericoloso. Noi abbiamo un documento fatto da, da ELTI, un gruppo di lavoro coordinato da Romano Prodi, che è lì diciamo, e che misura diciamo, gli impatti sociali. No? Sulle infrastrutture sociali abbiamo un gap di 150 miliardi. Quindi si parla molto del gap, 180 miliardi che è quello che si riferisce al climate change. però. Altrettanti ce ne vogliono per colmare i gap a livello sociale. E guardate che non è buonismo, eh? non è filantropia. Una società, come dire, ineguale, è una società che mette in pericolo i fondamentali economici di un paese. Quindi questo è il salto di qualità. In genere c'erano sempre due conferenze parallele, no? quelle delle ONG, di chi si occupava di social, e dall'altra parte c'erano quelli invece importanti che si occupavano di finanza, economia, eccetera. Questa fusione a cui stiamo assistendo oggi, e il Salone ne è una, un esempio, marca il completo cambio di direzione. Finisco dicendo che però è più, molto più facile che la velocità ci venga dalla machine learning, perché purtroppo i meccanismi decisionali, soprattutto politici, sono molto più lenti di quello che il mercato sta facendo. Certo. COP21 è stato molto chiaro a Parigi, come dire, per esempio, le imprese di assicurazione hanno preso delle decisioni molto sagge, e cioè mi conviene molto di più investire in progetti di riforestazione che continuare a pagare per sinistri causati dal cambiamento climatico. Questo è evidente perché quello oltre a peggiorarmi il conto economico mi costringe ad alzare i premi. Alzando i premi avremo meno persone che si assicurano meno persone che si assicurano producono più fragilità sociali. Quindi in quel caso là il mercato è stato molto più rapido del certo. decisore politico vedremo a Santiago del Cile cosa succederà quest'anno ma non, so, non siamo molto ottimisti sul fatto che poi i principi di Parigi verranno applicati. Eh, Marrakesh, ah, Bonn certo. e eh, eh, Katowice hanno, hanno eh, fatto vedere questo. Mi fermo qua per il momento. volevi fare un inciso voglio... sulla Cina, però. Ah, sì, ok, lo faccio subito allora. No, è interessante perché l'11 di, di questo mese faremo uno dei nostri SRA breakfast sulla Cina, e ieri ho fatto una conf call interessante con una rappresentante dell'ISPI, no? quindi diciamo chi si occupa di geopolitica e di geoeconomia. E la cosa interessante che questa professoressa universitaria mi diceva è che sostanzialmente è cambiata totalmente la tendenza della strategica nelle politiche finanziarie cinesi. Intanto l'Europa non è più vista come una terra di investimento, ma una terra dove raccogliere risparmio. Certo. Quindi attenzione, perché stiamo perdendo valore competitivo anche sui nostri investitori. E questo è estremamente interessante come tendenza. Secondo, che in realtà lo, la vera opposizione diciamo, alla politica carbon degli Stati Uniti, che okay, è inversamente proporzionale a quella che dovrebbe essere, viene dalla Cina. Cioè, loro sono in grado in questo momento di cambiare il modello di sviluppo. Tanto che, quando a Marrakesh, COP22, c'è stata l'elezione di Trump, che ha eh, dichiarato il ritorno al carbone, Russia e Cina hanno festeggiato. Era un'ottima notizia per loro: si aprivano spazi di mercato sulle rinnovabili. Quindi, intendo dire questo tipo di elementi. Cioè, occorre, che, occorre ragionare in termini più ampi, anche i cinesi stanno cambiando. Io, appunto, vengo dal sistema Nazioni Unite. Prima che io lasciassi le la Nazioni Unite per il forum, eh, è stato nominato direttore generale dell'UNIDO, che è United Nations Industrial Development Organization, l'ex ministro delle finanze cinese. Una volta i cinesi non, è, non, non stavano dentro gli organismi multilaterali, fondo, banca e UN. Adesso hanno capito che è importante stare anche lì. Certo. Quindi come reagiremo noi? Siamo pronti? Che tipo di eh, contromosse siamo in grado di mettere sul, sul tappeto? Eh, ti ringrazio Francesco perché questa è come dire, una visione che, che illumina per certi aspetti, no? soprattutto nell'ambito di queste tre giornate dove in qualche modo eh, gli elementi portanti eh, non sono arrivati no, a dare una rappresentazione. Chiara di un quadro eh, attuale in quest'ambito. Si parla molto di più di quelle che sono le strategie di investimento. Eh, la finanza si è mossa, lo si vede in quest'ambito. Il tema eh, no, eh, è molto, molto attuale e tutti sembrano già organizzati e poco si parla diciamo, di questi riferimenti che invece sono importantissimi. C'è un quadro sicuramente positivo dove si è vista l'Europa comunque avanti rispetto a qualche altro, ma ci sono anche dei dubbi no, che permangono e che rendono per certi aspetti anche forse un po' fragile, ancorché la strada è stata tracciata. Ma venendo un po' a, a quelle che sono le cose eh, diciamo nostre nei confronti di questa situazione, ecco, a me quello che piacerebbe in qualche modo che emergesse dal punto di vista dell'industria del risparmio gestito è se queste sono le tematiche da dove nasce diciamo, questa opportunità se queste sono le argomentazioni se questi sono ancora i dubbi che persistono ecco allora come fa ognuno di noi ogni asset manager ogni fabbrica a definirsi no? sono io il vero ESG sono io che conosco sono io che metto a disposizione e qui lascio un po' la parola uh, uh, così uh, Uh, a tutti e tre voi, cominciando da Marina, anche Francesco mi piacerebbe sentire su questo aspetto, quali sono le idee che si è fatte ormai no, di quella che è l'industria in quest'ambito. Quindi Marina. Sì, um, è molto interessante tutto quello che viene detto perché effettivamente come è um, stato delineato sin dall'inizio, uh, ci sono molti, molti attori sul mercato e ognuno lo fa alla sua maniera, però giustamente... Um, e Questo ci permette anche di capire sempre di più chi è che lo fa con dei criteri che sono fondamentalmente poi più um, interessanti e che fanno anche più senso, perché adesso possiamo direttamente vedere chi è che viene sul mercato a posteriori e dice anche io faccio l'integrazione ESG, ho, ho firmato la, il PRI, uh, quindi anche noi adesso facciamo l'integrazione, però quando si va a vedere poi effettivamente che cosa che viene fatto, la politica di voto viene esternalizzata completamente ai proxy advisors che fanno quindi quello che, che vogliono loro, che poi fondamentalmente portano avanti la, la voce del mercato azionario di maggioranza, quindi non è, non, non è nemmeno un'integrazione ESG propriamente detta. Uh, lo screening viene fatto attraverso le società esterne che fanno semplicemente un rating, Um, delle strategie molto larghe di best in class inclusione permettono poi di investire su tutto l'universo e quindi in tutti i settori per cui fondamentalmente al giorno d'oggi chi comincia a guardare nel mercato può vedere facilmente quali sono le differenti strategie come le dicevamo prima uh, a Mirova noi facciamo un'identificazione delle opportunità prima di tutto prima di passare ai rischi quindi, già questo ci, ci pone molto più in avanti verso l'impact investing, che è la fase 2 poi dell'SRI che sta, sta arrivando molto velocemente sul mercato. Qui io penso che fondamentalmente ci sarà una scrematura quasi naturale che si farà grazie al fatto che il mercato diventa sempre più, più maturo. Non so se, se Carmine tu. Tu, Carmine, hai introdotto una, come dire, un tema che è molto attuale, quello della, come dire, della, della necessità dell'innovazione, dell della necessità di andare anche verso un'innovazione eh, che prevede eh, l'utilizzo di intelligenze artificiali e quant'altro. Quasi hai riportato alcuni esempi dove eh, semplicemente accedendo o no, facendo delle richieste, delle domande, eh, automaticamente eh, dall'altro lato si riesce ad interpretare, si fa un'idea eh, di quello che eh, un individuo può essere. Per certi aspetti una cosa del genere mi... Mi spaventa anche dal punto di vista della finanza. Insomma, ecco, puoi magari anche darci una. Sì, no, io, diciamo, questa, questi approcci. Eh, guardate, l'intelligenza artificiale in finanza è arrivata veramente tardi. Eh, ci sono altri settori industriali, eh, la salute. I primi esperimenti di machine learning li facevano nel, nel XVI secolo a Londra per capire perché un quartiere era affetto dalla peste e un altro quartiere no, quindi. Nel settore della salute, uh, nell'industria avanzata, utilizzano molto queste, queste tecniche. In finanza, noi rimaniamo ancora legati per un certo aspetto alla, alla volontà e alla capacità di capire, di capire la logica dietro, di capire perché queste caratteristiche ci danno queste risposte. Quindi, non ci accontentiamo solo di fare una domanda e avere la risposta, ma bisogna capire. E quindi, quando bisogna capire, bisogna avere qualcosa che sia tracciabile. Gli esperti che mostravo prima uh, vi, vi spiegano esattamente perché una società è a rischio, una società è un'opportunità, ma, ma quello che emerge è, è qualcosa che va poi al di là di, di chi ha trovato diciamo, l'esperto, se è un algoritmo di machine learning o un umano. È il fatto che questo, i criteri dell'esperto siano materiali nella vita delle società, cioè il fatto che il board sia indipendente o meno. Non è una questione solo per, per farci piacere, è una questione che ha un vero impatto. Quindi chiaramente fa paura, in un certo senso, andare oltre la, la comprensione umana con tecniche diciamo, molto più avanzate. Però il risultato è che noi riusciamo a interpretare l'output dell'algoritmo dell in maniera da legarlo a solide questioni economiche. Quindi da questo punto di vista io penso che ci siano delle opportunità enormi per utilizzare... Numerose, numerose informazioni e dati che oggi esistono, immaginate che ogni anno noi creiamo due volte i dati degli anni precedenti, quindi c'è una crescita esponenziale, questi dati contengono molto rumore, ma molta informazione che noi possiamo iniziare a sfruttare in maniera più efficiente, e è l'ISG e la finanza, io sono d'accordo con quello che dicevi tu Francesco, noi non possiamo continuare ad avere conferenze separate, perché parliamo sostanzialmente della stessa cosa. La robustezza e la forza e le, e le debolezze di una società dal punto di vista di ESG sono debolezze e robustezze della performance di quella società sul, sul medio o sul lungo periodo. E quindi bis bisogna iniziare a parlare lo stesso linguaggio e condivido, condivido anche la tua perplessità sulla taxonomia, perché diciamo, lasciami essere più magari provocatore, per esempio in Germania fanno del lobbying per avere dei criteri che siano un po' più larghi. Vabbè, è così, lo accettiamo. Quindi chiaramente chi vuole essere più ambizioso non ha voglia di ritrovarsi chiuso in questa tassonomia. E quindi forse anche un consiglio per voi oggi è come si fa a distinguere tra tante case, tra tante gestioni, tante strategie ISG? E l'ambizione dietro. Quanto è ambiziosa la strategia ISG? Il profilo ISG dietro cosa mi dà in termini di misure di impatto, misure ISG, misure di impronta carbone, impronta sociale eccetera, quindi è l'ambizione del profilo ISG che farà la differenza tra le diverse gestioni, quindi il fatto che ce ne siano tante oggi che sarà un bene o un male, non lo so, però bisogna fare i lavori a casa, i compiti a casa e studiare e capire dov'è la vera ambizione e dov'è invece piuttosto un tentativo di stare dietro al trend. Grazie. Francesco, tu, dal tuo osservatorio, perché la provocazione mi viene di, così di farla. Insomma, cos, come vedi questo mondo dell'asset manager? Si sta, come si sta comportando? È una macchina che cerca di sfruttare un'opportunità? È un'attività semplicemente di marketing? Sta facendo qualcosa di utile? Ecco, dal tuo osservatorio forse hai magari una visione un po' così più, più realistica, più concreta rispetto a noi dell'industria? Ma eh, Allora, innanzitutto non sono confortato dai 1.400 miliardi eh, investiti applicando la strategia delle esclusioni, cioè lo sono, ma se non associamo una strategia di engagement nuova ci fermiamo al divesting. Sì. Allora è finita anche l'epoca del divesting, cioè al divesting, giusto, giustamente Marina ha ah, Coraggiosamente identificato alcune aziende, perché bisogna essere eh, coraggiosi, vi do atto da questo punto di vista: escludere alcune aziende di un certo tipo, voglio dire, va un po' contro le tendenze di marketing certo. eh, diffuse nel mercato adesso. quindi Ottima questa, questa scelta, però al di là di questo, attenzione perché non possiamo fermarci a, eh, a, a, appunto, al boicottaggio finanziario, no? Cioè, dobbiamo proporre delle nuove strategie di investimento e qui bisogna per forza che noi iniziamo a lavorare con le aziende, anche noi come forum da un paio di anni abbiamo iniziato a dialogare di più con i CSR Network, con le aziende che fanno sviluppo sostenibile, perché altrimenti ce la raccontiamo, no? il mondo della finanza ha già deciso tutto, ma dall'altra parte se cioè non ci sono imprese investite che hanno, una, che hanno più o meno la stessa, la stessa direzione, ovviamente il circolo è un circolo eh, vizioso e non virtuoso. Quindi il primo elemento... Attenzione, è aumentata molto la strategia di engagement sia a livello europeo che a livello italiano, in maniera significativa, siamo oltre i 125 miliardi, però attenzione, andiamo a vedere la qualità dell'engagement. L'engagement non è solamente chi impongo un certo modello di sviluppo, ma lavoriamo insieme per la transizione. Sono d'accordo di mettere Volkswagen lì adesso. Perché quello che ci interessa è capire che cosa hanno capito dalla lezione che hanno avuto un paio certo. di anni fa e dare la possibilità di, come dire, uscire no? da questo punto di vista. Facebook la stessa cosa, posso dire. Quindi attenzione: la cosa importante è lavorare sul versante delle aziende. Una piccola provocazione per gli asset manager. Un po' di tempo fa si diceva, adesso un po' meno, però ancora, beh, vabbè, io faccio quello che l'asset owner mi dice di fare. Non è più così, signori, occorre assumersi le proprie responsabilità. Certo. perché e, e proprio qui lo si diceva, eh? 3-4 anni fa, ma anche 2 anni fa, si diceva, vabbè, voi siamo anche d'accordo con voi però se il mio asset owner mi impone determinate scelte io non faccio niente altro che eh, applicare quello che lui mi dice di fare, se lui cambia punto di vista siamo pronti a eh, riorientare le nostre strategie non funziona così certo. o tutta la filiera della finanza sostenibile si muove nella stessa direzione o questo giocottolino si romperà molto presto e quando dico tutta la filiera parlo anche ovviamente di banche e, pro e promotori finanziari, cioè chi colla ai prodotti perché se io vado a vedere un'indagine che abbiamo fatto tu lo sai Antonio con D'Oxa sì. eh, due anni fa e l'anno scorso eh, sugli investitori responsabili alla domanda precisa puntuale perché non hai preso in considerazione investimenti di carattere ISG la risposta è stata per il 58% nessuno me li ha mai proposti. Allora, voi capite bene che anche sulla rete di vendita occorre che ci sia la stessa consapevolezza. Cioè, in definitiva dobbiamo essere tutti muoverci tutti quanti nella stessa direzione, ognuno nel suo, ovviamente, altrimenti questa cosa non funziona. La natura della nostra organizzazione è multi stakeholder, ma non perché ci piace parlare certo. con persone diverse, ma perché in realtà la strategia è quella lì non metto nella questione anche le istituzioni pubbliche, purtroppo, cosa che per esempio in Francia è diverso, è molto diverso, lì insomma c'è un governo che in qualche modo, tradizionalmente, non sto parlando di Macron, eh, sto parlando proprio di cultura pubblica del, in, in francese, supporta questo tipo di tendenze. La loi de transition énergétique famosa è stata, diciamo, pu un punto di riferimento per tutta Europa. Noi non siamo in quelle condizioni là. Vabbè, insomma, proveremo con l'advocacy. Più, attenzione, aumenta la massa critica però e più siamo in grado di farci sentire a livello istituzionale certo. in maniera importante. Quindi insomma, questo è un po' il certo. messaggio. Sì, un po' il discorso che facevo all'inizio, quindi il cambiamento culturale è necessario da questo punto di vista. Abbiamo ancora qualche minuto, vorrei tenere fede al discorso iniziale. Mi piacerebbe che qualche domanda venisse anche così da qualcuno di voi. Io non so se c'è un microfono a disposizione e se qualcuno ecco, può... E ha voglia di porre una domanda? Questa è una, eh, come dire, una condizione estremamente aperta dove possono essere poste sia come dire, considerazioni che dubbi. Quindi mi auguro che qualcuno voglia fare un intervento. Ecco. Buongiorno, grazie. Sentite, faccio il provocatore. Io non sono un operatore finanziario, vengo dal mondo tecnico dell'industria e da vent'anni mi occupo di ambiente, energia e sicurezza del lavoro. Ho fatto il primo EMAS nel 1993 e passo mediamente 100 giorni all'anno nelle fabbriche, nelle industrie, camminando, facendo audit, ispezioni, certificazioni, carbon food, emission trading, eh, adesso biofuel. E ovviamente sono venuto qua da Neofita perché volevo capire se il mercato è veramente pronto per... Eh, da esterno perché non sono finanziari e certo. questa tavola con complimenti perché veramente ottime presentazioni e Grazie. veramente sono, sono veramente positivo dal punto di vista eh, e la tavola rotonda adesso conferma che c'è un problema fondamentale di credibilità certo. e l'ha detto la dottoressa l'hanno detto gli altri ospiti eh, allora e sono spaventato quando si parla di machine learning, anche se affascinato, perché dico certo, se ho tantissimi dati, <ride> li tengo in una macchina e mi disputa fuori lui. Cioè, <ride> assolutamente benvengono gli strumenti, ma vi chiedo, ma, ma poi qualcuno di voi ci, o qualcuno dei vostri consulenti ci va nelle aziende, ci va, cammina dentro gli strumenti produttivi, o qualcuno va a parlare non col direttore finanziario, ma col direttore operation di un'azienda multinazionale. Io ci parlo da vent'anni e ho visto di ogni cosa. E e mi domando veramente, perché voi chiedete credibilità al mercato, ma, ma poi investite in persone che vanno in giro a parlare con queste persone per capire se realmente quei rating, quelle screening, que, quei dati messi nella macchina, perché poi la macchina purtroppo cosa può fare se non mangiare il dato? Eh, chi diceva M punto nella macchina, M punto fuori, no? Quindi certo. non è colpa della macchina, è colpa cosa ci metto nella macchina. Certo, è un'ottima domanda. E quindi mi permetto di lanciare questa provocazione. Sì, sì, assolutamente. Per il resto sono veramente. Poi abbiamo una persona che parla di un team di 10 tecnici, quindi voglio dire, sicuramente, eh, e poi lo fa da tanti anni, quindi sicuramente non è con lei che c'è il problema, con altri soprattutto. No. Però ripeto, è, è veramente qui nel nocciolo del problema, perché poi l'investitore, sì. non finanziario, ma esterno, il consumatore, certo. la famiglia. Eh, è vero, è giusto vedere se Volkswagen ha cambiato registro. Dal mio punto di vista non tecnico mi sarebbe aspettato un purgatorio un po' più lunghetto dicendo vabbè, tu prometti questo, ti lascio un purgatorio ancora un po' di anni, è un po' fresca la ferita di Volkswagen e mettere sul mercato un'auto elettrica che è venduta per lo 0,1% del... rispetto al fossile non è quello che mi dà il segnale. Però, ripeto, questo lo faccio da non tecnico e sicuramente Volkswagen avrà altri meriti per poter essere messa nel panel. Però forse un purgatorio un po' più lungo aumenterebbe la credibilità del... Perché poi il consumatore si ricorda Volkswagen, cioè la famiglia si ricorda Volkswagen. Sì, sì, e continua a comprarla poi tra l'altro. Appunto. Dire. No, no, grazie. Intanto è una, è una provocazione, eh, come dire, molto interessante eh, che va, credo, a beneficio un po' di tutti, non soltanto... Adesso delle persone che risponderanno, ma anche a beneficio di chi invece, diversamente da lei, fa il mestiere del consulente, perché la questione della credibilità eh, è determinante. Eh, senza questa eh, chiaramente insomma, si perde un po' il filo. Eh, chi di voi, tu sei stato forse? No, eh, hai il diritto di prelazione sulla risposta? io so, comprendo perché non l'ho espressa a pieno però sai quando vado a fare l'interrogazione poi il giorno dopo automaticamente qualcuno mi dice guarda hai bisogno di questo, mi sollecita e allora no magari c'è assolutamente nessun problema allora um, magari un, un po' di dettaglio, allora, noi siamo una, una casa di gestione cosiddetta conto, i quant sono quelli che, che mettono da parte diciamo, le emozioni o lo stile di gestione personale per guardare i dati e quindi perché questo funzioni hai bisogno di dati materia prima buona allora questa la compri in genere da gente specializzata che è capace di misurare esattamente quello di cui ha bisogno nel caso dell'ESG diciamo, il mercato è sostanzialmente diviso tra due grossi player che si dividono tipo il 75% del mercato che sono MSI e Sustain Analytics e poi ci sono dei piccoli provider che sono più diciamo, specializzati uh, noi abbiamo scelto Sustain Analytics che ha un team di 200 analisti, che loro li conoscono le società, cioè loro parlano con le società, vanno a vedere gli stabilimenti nel mondo, perché stiamo parlando di società che sono quotate uh, dal MSI World, quindi hanno stabilimenti in Europa, in America, in Asia, eccetera. Quindi eh, non è qualcosa che è fattibile a livello di una società di gestione, perché io al contrario direi che in un'azienda non, non capirei molto, anche se vengo da, da famiglia, mio papà aveva un salumificio tanti anni fa, quindi capisco il mondo industriale, però non sarei capace di, di misurare questo quando vedo uno stabilimento. Loro lo sono e sono capaci di farlo su tutta la catena di produzione, quindi dai fornitori agli stabilimenti alla catena di distribuzione. E tutto questo risale, perché oggi con i mezzi eh, informatici è possibile far risalire questi dati a un livello centrale ed è su questo livello centrale che noi andiamo a lavorare con le tecniche di machine learning. Quindi, Chiaramente, ritorno alla mia, alla mia metafora dei bambini, se lei dà dei libri sbagliati ai suoi figli, impareranno cose sbagliate, quindi è necessario dare libri buoni per imparare cose buone, quindi è necessario avere dei dati corretti, giusti, che non hanno una, dei, dei drift o dei, 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 delle distorsioni eh, perché vengono da um, posizioni etiche, per esempio, ma che siano uh, obiettivi. Eh, in questo caso è possibile fare della gestione quant di, di livello sufficiente ecco. Marina una sanzione che in qualche modo possa forse anche giustamente far emergere maggiore criticità um, sì eh, la domanda è molto pertinente perché in realtà eh, sottolinea uh, un problema uh, che, che, al quale Carmine pure dava una risposta cioè che Uh, se noi volessimo visitare tutte le imprese in cui vogliamo investire, soprattutto quelle che poi hanno la maggior parte delle loro operazioni in paesi emergenti, non potremmo fare il mestiere che facciamo. Quindi dobbiamo basarci su più cose. Da una parte sui data providers che loro hanno più capacità, ma dall'altra soprattutto anche sulla trasparenza delle aziende. Perché questo è un mondo dove... Um, Purtroppo o per fortuna dobbiamo fare sempre, dobbiamo dare fiducia a quello che ci viene detto e nel momento in cui questa fiducia viene persa perché quello che ci viene detto è una menzogna, allora lì poi scatta la sanzione. Di conseguenza noi nel team di Mirova ad esempio non soltanto facciamo, ci appoggiamo ad un prestatore esterno ma ciascuno di noi all'interno della sua specializzazione settoriale va a parlare con le imprese e quando si parla con le imprese si parla con i direttori delle, 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 delle relazioni con gli investitori, ma si parla anche con il direttore delle pratiche delle risorse umane o delle pratiche di CSR dell'impresa. E si vanno anche a visitare le imprese, io ne ho visitate diverse, però ecco, mh, ho visitato un im grande impresa industriale eh, francese sui cantieri, ho visitato un'altra più piccola impresa industriale che, che eh, si occupa di produzione di cibo, ho visitato imprese del settore farmaceutico, ma comunque non posso passare tutto il mio tempo a fare delle verifiche perché altrimenti non potrei passarlo ad avere il dialogo e poi a controllare anche quello che le imprese mi danno come, come informazione per cui la risposta alla sua domanda è bisogna far fiducia a quello che ci viene detto e testare poi questa informazione vedendo poi se nel tempo effettivamente questa, questa fa fede a quello che, si, che è stato fatto insomma. No, dire, uno, che la finanza sostenibile è legata all'economia reale e quindi esattamente quello che lei sta dicendo quindi non allo short termismo alla speculazione che è un'altra cosa Primo, era stato ricordato anche da Antonio nella sua introduzione. Secondo punto è che c'è bisogno di persone come lei. Per quello che quando io dico che è necessario cambiare l'approccio allo engagement, occorre coinvolgere tutti gli attori del sistema, tra cui gli esperti, a chissà leggere l'impresa, valutare l'impresa in un certo modo. La terza questione è che bisogna. Cambiare atteggiamento, cioè fino adesso eh, noi abbiamo sempre pensato alla finanza come eh, gli investitori che fanno indebitare le aziende, no? o che si vogliono mangiare le aziende. Qui ovviamente è, una è un tema di governance molto forte questo. In particolare il problema che noi abbiamo in Italia, che può essere un problema o un'opportunità. Mi viene da fare la battuta contro l'industria, io non sono partner, ma nella migliore delle ipotesi a volte è. Eh semplicemente si restituisce la refortina. No? <ride> Esattamente. E questo, questo è un problema anche di mentalità di, degli imprenditori. No? In particolare in Italia, dicevo, abbiamo una particolarità, il 90% del tessuto economico sono piccole e medie imprese, molto più complicato lavorare, cioè io vengo dal nord-est, quindi insomma conosco... Parecchie realtà di imprese familiari, no? di piccole e medie imprese familiari che hanno un rapporto molto difficile col mondo della finanza, no? lo vedono come certo. non un partner, ma una minaccia. Quindi, anche qui, la situazione nostra è diversa da quella tedesca, è diversa da quella francese. Noi abbiamo. Ha eh, a che fare con un tessuto economico diverso. Questo è un altro tema ancora, non lo apriamo adesso, però sarà interessante, per esempio, come utilizzare i nostri strumenti, certo. però eh, ritagliati sulle necessità certo. delle piccole e medie, che sono la nostra Anzi, ricchezza. Ben ben. Noi abbiamo esaurito l'orario, il tempo a nostra disposizione. Due comunicazioni. Qui c'è una chiavetta da computer dove troverete un libro che noi abbiamo. Noi di Natixis scritto a quattro mani con il Forum della Finanza Sostenibile che dà delle informazioni eh, credo eh, sull'argomento e abbiamo poi credo da distribuire, considerando come dire, il contesto quaresimale, eh, un uovo di Pasqua, ovviamente sostenibile, eh, per cui prego i colleghi in qualche modo no, di, di farsi carico. Grazie ancora per la vostra partecipazione e il vostro tempo.